tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, vi porto un video diverso dal solito, ovvero oggi analizzeremo alcuni titoli presenti nella mia wishlist di Amazon che vorrei ricevere per il mio compleanno. Il mio compleanno è il 9 maggio e i titoli che ho scelto, che mi piacerebbe tanto ricevere, sono 5. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito ad analizzare questi 5 titoli che mi piacerebbe ricevere per il mio compleanno. Il primo titolo di cui vi parlo e dove praticamente vi parlo in ogni mia TBR, in ogni mio video, è Wonder di RJ Palacio, edito da Giunti con un costo di copertina di 12 euro. Voglio leggere questo libro praticamente da una vita e quindi sarebbe per me un grandissimo piacere riceverlo per il mio compleanno, così finalmente potrei leggerlo. In ogni caso, se non dovessi riceverlo, penso che andrei ad acquistarlo, perché è veramente troppo che voglio leggere questo libro, è veramente troppo che lo voglio, quindi devo assolutamente prenderlo. Wonder è la storia di Okio, un ragazzino con una deformazione facciale che dopo anni passati insieme ai suoi genitori si trova ad affrontare un nuovo e misterioso mondo, ovvero la scuola. Dunque Wonder si troverà ad affrontare i pregiudizi che hanno gli altri ragazzini nei suoi confronti e si troverà a credere nell'amicizia, a credere che alla fine, nonostante tutti i pregiudizi, nonostante il proprio aspetto, si possano trovare dei veri amici. Questa storia, questa trama mi incuriosisce tantissimo, mi piace tantissimo ed è per questo motivo che io voglio assolutamente leggere Wonder di RJ Palacio e sarei contentissimo di riceverlo per il mio compleanno. Il secondo libro che mi piacerebbe ricevere per il mio compleanno in realtà è un'aggiunta recente alla mia wishlist perché è un'uscita recente e sto parlando di Girl Power di Jennifer Mathieu, edito da Mondadori con un costo di copertina di 18 euro. Girl Power è la storia di Viv, una liceale che è improvvisamente stanca dei pregiudizi e dei comportamenti scorretti che gli altri ragazzi hanno nei confronti delle ragazze, delle studentesse in generale, decide di fondare questa sorta di manifesto di rivista femminista anonima e di dare inizio così ad una rivoluzione femminista che parte proprio all'interno della scuola. Questa trama mi intriga tantissimo, mi piace molto la storia, poi ho sentito la recensione di Arianna di The Little Black Bookshelf che mi è piaciuta molto e di conseguenza voglio assolutamente leggere questo libro e sarei contentissimo di riceverlo per il mio compleanno. So che sto dicendo che sarei contentissimo di riceverlo per il mio compleanno, ma è ovvio perché se li ho inseriti in questo video nella mia wishlist è perché vorrei acquistare questi libri e quindi è una cosa ovvia, però detto questo andiamo avanti che è meglio. Il terzo libro, anzi graphic novel, che vorrei ricevere per il mio compleanno è Indomite, storie di donne che fanno ciò che vogliono, edito da Bao con un costo di copertina di 20 euro. Anche questa è una nuova aggiunta alla mia wishlist, nonché una nuova uscita da Bao. E di cosa parla Indomite? Indomite racconta 15 storie di donne che hanno saputo opporsi alla società che li circondava, superare lo status sociale che era il loro e a raggiungere delle vittorie, a raggiungere i propri obiettivi. Quindi sono delle storie di vere donne che ce l'hanno fatta, che hanno portato avanti i loro pensieri e che non si sono lasciate fermare da quelli che sono i pregiudizi della società che le circondava, da quello che è il potere degli uomini, dalle differenze che ci sono tra uomini e donne. E quindi io vorrei ricevere tantissimo questo graphic novel che mi incuriosisce tantissimo. Ho visto anche delle tavole su Instagram e sono bellissime e sarei più che contento di riceverlo. Il quarto libro presente nella mia wishlist e che ho deciso di portare in questo video è Hollow City di Ransom Riggs, che è il secondo capitolo della saga di Miss Peregrine, edito da Rizzoli con un costo di copertina di 18 euro. Ovviamente 18 euro perché io vorrei ricevere la copertina, la versione in copertina rigida, perché ho il primo in copertina rigida e poi non matchano, quindi meglio la copertina rigida e penso che sia ovvio perché voglio riceverlo, perché il primo mi è piaciuto tantissimo e so che ci sono pareri contrastanti su questa serie, ma io voglio assolutamente continuarla, voglio vedere come va a finire, voglio sapere cosa succede a Jacob e agli altri speciali e quindi voglio assolutamente continuare questa serie. Inoltre è stato annunciato anche il quarto capitolo, quindi mi devo muovere a continuarla. Il quinto e ultimo libro che ho aggiunto in questo video, che è anche questo un'aggiunta recente della mia wishlist, è Seta di Alessandro Baricco, edito da Feltrinelli nella collana Universale Economica Feltrinelli con un costo di copertina di 7,50 euro.
Allora, la trama di questo libro non so spiegarla, ma mi incuriosisce molto, secondo me è molto poetica. Tra l'altro, in questi giorni, negli ultimi giorni, ho letto Novecento di Alessandro Baricco, di cui vi parlerò nel wrap-up di aprile, che vedrete anche nel book haul di aprile, che mi è piaciuto moltissimo. Sono rimasto letteralmente incantato e stregato dalle parole di Baricco e per questo vorrei leggere qualcos'altro di lui. È uno dei titoli che mi ispira di più. È sicuramente Seta ed è per questo che vorrei riceverlo. Bene, il video è terminato. Come al solito, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto alcuni dei vostri titoli presenti nella vostra wishlist in modo tale da scambiarci pareri al riguardo. Come al solito, vi ricordo di seguire i link che trovate qui sotto in descrizione, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!